Oggi abbiamo invece la relazione di Rossella Valtré proprio sulla sublimazione e non ho resistito perché consapevole del compito veramente difficile che abbiamo richiesto e mi sono andato a ritirare fuori un vecchio libro, La sublimazione di Lewald, di Hans Lewald, e vi vorrei leggere solo un paio di righe che lui mette nell'epilogo del suo testo e dice: tentare alla fine del suo lavoro sulla sublimazione, conclude dicendo, tentare di comprendere qualcosa sulla sublimazione equivale a sollevarsi, a tentare di sollevarsi prendendosi per le stringhe delle scarpe. È insieme un bisogno impellente e un compito impossibile. Adesso ci dobbiamo cimentare con questo compito impossibile. Per quanto riguarda invece la relatrice, Rossella Valdrea, mi limito a dire pochissime cose, che è psichiatra, è psicoanalista, è membro ordinario con funzione di training della SPI e dell'IPA, che dopo i primi anni di lavoro istituzionale si è dedicata esclusivamente alla pratica psicoanalitica privata, che è consulente d'ufficio per il Tribunale dei minorenni e che ha tenuto corsi liberi sulla teoria psicoanalitica presso la Facoltà di Psicologia dell'Università di Genova. Si è poi occupata principalmente di cinema e psicanalisi, dell'estensione della teoria psicoanalitica al mondo della cultura in generale, con un'attenzione particolare alla contemporaneità, sempre letta attraverso il filtro psicoanalitico e della metapsicologia freudiana, rivisitata in alcuni dei suoi aspetti più controversi. Seguono poi le pubblicazioni e i libri. So che tutti voi avete accesso a queste informazioni dal nostro sito e dalle informazioni preliminari che avete ricevuto. Mi limito quindi, non sto a fare l'elenco di tutte le pubblicazioni e i libri, vi dico solo che è autrice, per quanto riguarda i seminari di oggi, di questo testo, sulla sublimazione, un percorso del destino e del desiderio nella teoria e nella cura. Una particolarità, questo libro è uscito prima in inglese e poi è stato tradotto in italiano. Per mancanza mia non ho letto un successivo libro, piccolo direi, un piccolo libro che si intitola La morte dentro la vita, riflessioni No, no, psicoanalitiche. il piccolo uscirà. Ah, il piccolo Questo uscirà? Questo è normale. sì, è Un normale, sì. libro normale, che si intitola La morte dentro la vita, riflessioni psicoanalitiche sulla pulsione muta, la pulsione di morte nella tecnica, nella clinica e nell'arte. Rossella Valdré vive e lavora a Genova con frequenti tappe a New York. Insegnando ai candidati della SPIA, agli allievi, metapsicologia freudiana sono temi che io frequento spesso. Questo libro del 2014, uscito prima in inglese, perché del tutto in maniera inaspettata per me, aveva vinto un concorso dell'IPA. L'avevo mandato così e aveva vinto. Allora poi è uscito in italiano, seguito poi dalla pulsione di morte e 2 anni, 3 anni fa dal masochismo, quindi una un trittico, diciamo, dico trittico ora così in aprecu dopo. Scusa. Piacere, ma forse no, aspetta, però mi sembra che tu fossi più efficace, aspetta, Si sente molto. che questo fosse un po' no, così. Bene. Ok, nel senso che ecco, sì, non era nato così nella mia mente, ecco, ma mi sono accorta poi che questi libri volevano esplorare i grossi temi freudiani, diciamo, e con ovviamente degli accenni, con l'avvento Dante Comelli, alle trasformazioni, alle rivisitazioni, ma con una solida, ecco, base freudiana. La sublimazione, è vero, avete trovato un testo
come dire, un po' laterale, ecco, non particolarmente conosciuto, questo qui di Lowell, uno dei pochi testi solo sulla sublimazione, perché poi molti autori, in particolare francesi e francofoni, che sono quelli più rimasti nel solco freudiano, li ho citati, molti l'hanno studiata, approfondita, ma sempre appunto nel solco di Freud. E un altro libro sulla sublimazione che probabilmente lì è poco citato è di Laplanche, nelle sue problematiche, il volume 3, molto bello tra l'altro, è sulla sublimazione. Se no la si trova qua e là nominata da vari autori. E quindi è un destino un po' curioso quello della sublimazione, perché è un concetto che ha avuto grande successo nell'immaginario collettivo, nel linguaggio comune, tutti sanno più o meno cosa vuol dire. Anche chi di psicanalisi non sa niente, anche chi di psicologia addirittura non sa niente, però tutti sanno grosso modo, anche nel film, nel cinema, nella letteratura, che cosa significa sublimare, fare a meno di qualcosa, di un oggetto d'amore, sostituendolo con qualche cos'altro. Ecco, il tale sublima, mi sublimo, ho sublimato. E tuttavia ne manca una teorizzazione precisa nei saggi di Freud. Questo è un dato curioso, perché Freud avrebbe dovuto scrivere un saggio sulla sublimazione. Facciamo un po' un excursus, una base, ecco. Nel 1915, all'interno dei saggi sulla metapsicologia, che dovevano essere 12, ne sono rimasti 4 sulla rimozione, pulsioni e loro destini, supplemento metapsicologico alla teoria del sogno, ma non c'è l'inconscio. Il 15 fu un anno di grandissima creatività per Freud, in cui aveva scritto moltissimo, ecco, un anno particolare, però non c'è quello sulla sublimazione. La sublimazione è nominata in Pulsioni e loro destini come un destino della pulsione, e questo è la sublimazione, un destino della pulsione, che non ha. Nonostante il termine abbia acquisito forse una tonalità un po' moraleggiante, come una cosa buona, ma nell'intento di Freud era neutra, non era né positiva né negativa. Anche la parsimonia del tipo anale è una sublimazione della funzione anale, di per sé non è che sia positiva. Poi il termine ha acquisito un valore legato all'importanza che ha per la cultura, per l'arte. Per la fondazione stessa della civiltà. Allora, possiamo definire, e poi vengo al percorso freudiano, la definizione come una trasformazione, esattamente una trasformazione. Il termine viene dalla chimica, Freud lo prende nel 600 dalla chimica, riferendosi a quel fenomeno per cui i corpi solidi possono diventare gas. E la sublimazione, che va prima intesa, poi possiamo vedere i freudiani e contributi contemporanei, ma la sublimazione è un concetto freudiano, è un concetto che si comprende solo all'interno della teoria funzionale, diciamo, quindi all'interno della sessualità allargata, sexuale, come lo chiama Laplace, cioè tutto il mondo funzionale che abita l'essere umano e che necessita di essere continuamente trasformato. La sublimazione è un destino della funzione, uno dei migliori, ecco, secondo Freud, l'essenza stessa della vita, in qualche modo, che permette all'essere umano, così al parlessere, visto è così da un po' la continuità anche col pensiero lacaniano, all'essere segnato dal linguaggio, di non essere succube, non essere legato unicamente alla spinta pulsionale, ma di trasformarla in qualche cosa d'altro. Allora, il primissimo accenno sarò tanto veloce, che Freud dà di questo termine sublimerte è una lettera a Fliss, ma non ha ancora questo significato, vuol dire ricordare semplicemente. Poi ne parla qui e là un po' in diversi saggi, nei 3 saggi sulla teoria sessuale, dove fa riferimento all'età di latenza, un pochino in Dora, ma il grande saggio sulla sublimazione, come dice Green, è il Ricordo d'infanzia di Leonardo da Vinci, su cui Freud fa uno studio molto approfondito, e di cui a noi interessa cogliere l'aspetto che riguarda soprattutto la sublimazione, perché il saggio è grande, complesso e forse con alcuni punti anche così un po'
un po' critici, un po' superati. Quindi manca un saggio, è strano questo di Freud. Io frequento molto Freud, lavoro molto sul suo testo ed è difficile che lui non tratti in un saggio a sé una cosa che gli sta a cuore. Evidentemente riteneva che quanto appunto il concetto è difficile. Quanto aveva esposto Leonardo da Vinci e poi qua e là in altri scritti fosse sufficiente alla sua teorizzazione. Prima del Leonardo del 1910, una brevissima definizione che vi leggo del 1908 è: chiamiamo facoltà di sublimazione questa proprietà di scambiare la meta originaria sessuale con un'altra, non più sessuale, ma che è psichicamente affine alla prima. Ecco, in questa definizione c'è tutto praticamente. Quindi chiamiamo facoltà di sublimazione una capacità della pulsione sessuale, quindi della pulsione. Non è ancora teorizzata la pulsione di morte nel 1910, questo è importante, non è ancora messa in campo un altro tipo pulsionale avverso alla pulsione sessuale in qualche modo, che aprirebbe tutto un altro discorso. Benché verremo a toccare anche quel punto lì, perché qua c'è una aporia interessante. Quindi è questa capacità che Freud trae studiando un genio da prima, ma che si può estendere a tutti gli esseri umani o a quasi tutti, questo è un po' un altro quesito, di trasformare la libido sostanzialmente in qualche cosa in generale di astratto, di corporeo, ma che procura ugualmente piacere. Cioè, la sublimazione è un'operazione economicamente vantaggiosa, diciamo così, per il soggetto, non è in perdita. Come dire, perché si possa parlare di sublimazione e ad esempio non di intellettualizzazione, una confusione clinica non, che può capitare, è che il soggetto che sublima, bene o male, sempre con qualche scarto, ha una soddisfazione. Piccola o grande, ecco, ma noi quando godiamo di un'opera d'arte, leggiamo un libro, guardiamo un film, o noi stessi scriviamo, dipingiamo, o anche cose più piccole, proviamo piacere, un piacere che ci consente una certa pace pulsionale, diciamo, non ci sono urgenze in quei momenti lì. Ecco, quindi mi ero interessata 10 anni fa alla sublimazione, appunto un po' per questa difficoltà a rintracciare il concetto e mi piaceva questo lavoro di collage, di composizione, un po' appunto perché uno di quei termini come masochismo, che è nel linguaggio comune, ma poi anche molti addetti ai lavori faticano a dare una definizione precisa, che poi possiamo tenerne conto oppure no della teoria pulsionale, non siamo costretti, io la sposo, però non siamo costretti, ecco, a necessariamente aderirvi, però l'origine è questa e il senso di questo termine, di questo processo è all'interno appunto di una concezione dello psichismo come governato dalla pulsione sessuale e poi arriverà anche quella di morte. Allora, nel Leonardo, perché Green lo chiama il grande saggio sulla sublimazione? Perché Freud si appassiona ovviamente a questo genio, come ha fatto per molti altri, Dostoevskij, eccetera. Ma si interessa al come mai un individuo, come fa un individuo a essere così geniale su tutti i piani, artista, qui riassumo molto questo saggio, e indagando la sua biografia per il poco che se ne sapeva, nota una caratteristica del carattere di Leonardo che era un uomo molto mite. Che non amava né odiava, sono le parole proprio letterali, e che aveva sostituito l'amore con la conoscenza. La spinta, la differenza della maggior parte degli uomini, dice Freud, Leonardo non ama né odia, ma desidera soltanto conoscere, quella che oggi si chiama pulsione epistemofilica, diciamo, ecco. Come fa ad avvenire questo? Dico già che nel saggio ci sono poi altri elementi importanti che sono però a latere di questa conversazione e che vi dico dopo. Perché ci teneva Freud in quegli anni a consolidare la sua teoria.
Quindi qual è l'ipotesi, diciamo, qual è l'ipotesi fondante? Che ci siano grosso modo tre tipi di individui, tre tipi di soggetti rispetto a questo processo del sublimare. Quelli molto rari, che, come Leonardo, che Freud chiama il tipo puro, il terzo tipo, io qua nel libro ho messo la Dickinson, una tra i contemporanei, no? Tra i moderni, ecco un'autrice che amo molto e che mi è sembrata realizzare una sublimazione rara e forse in qualche modo perfetta, ma insomma non c'è niente di perfetto negli esseri umani. In questo tipo, il tipo Leonardo, tutta la curiosità sessuale infantile, la curiosità sessuale del bambino, non è rimossa in qualche modo, cioè tutta la personalità è a disposizione dei futuri cambiamenti, delle sublimazioni. Un altro tipo, un tipo di mezzo, diciamo, quindi è la rimozione sostanzialmente, il discrimine tra un soggetto portato, che sarà portato nella vita a sublimare molto, quindi un soggetto la cui curiosità infantile spiccata, e certo, insomma, anche un po' naturale per l'esplorazione, non è ostacolata non tanto da agenti esterni, nel senso che sì, possiamo anche aggiungere questo, da fattori educativi, ma dall'interno, dalla rimozione dentro il soggetto. Qui ci sarebbe una disponibilità quindi a lasciare che tutta la questione sessuale infantile dall'inizio, i francesi lavorano molto su questa piccola frase, dall'inizio si rende disponibile per sublimazione, per delle conversioni. Se la rimozione è parziale, ma c'è una forte componente comunque intellettuale, parte, diciamo, della sessualità si salva in qualche modo e va a erotizzare il pensiero. E questo è il tipo frequente clinicamente, nel libro ne ho messo uno, ma ho in mente, mentre parlo, ho in mente pazienti, persone, ecco, è il tipo del nevrotico ossessivo che dubita, non tanto di quello compulsivo, ma di quello che dubita continuamente e che è difficile sradicare dal suo dubitare continuo, vado, non vado, vengo, non vengo, perché questo dubitare, questo pensare è fonte di un piacere inconscio. Qui quindi siamo un po' a metà, diciamo, ecco. Questo paziente, come ho messo nel libro, che era in analisi all'epoca, era un grave ossessivo, rimuginatore, e che poi alla fine dell'analisi ha sublimato, insomma, ha convertito la sua passione, questo suo rimuginare nel diventare un collezionista d'arte. E questo gli ha permesso insomma, di accedere molto di più alle relazioni, alla vita. E poi l'altro tipo, quello più sfortunato, anche questo molto presente clinicamente, forse oggi più presente rispetto alla contemporaneità. Non saprei, perché siamo sempre un po' degli osservatori cattivi del nostro tempo, ci siamo dentro. È il tipo che inibisce tutto, inibisce la curiosità sessuale, il tipo inibito, e quindi è inibita anche l'attività intellettuale. E anche questo è un tipo nei giovani, ad esempio, negli adolescenti, molto frequente, che si bloccano gli esami, che non vanno avanti. Quindi è importante qua, come dice la Planche in questo suo bel libro, tenere presente, benché sembri un concetto astratto, lontano, lontano dalla clinica, dalla vita, come non è così, come molti disturbi dell'apprendimento, blocchi, situazioni di questo tipo, non solo dell'apprendimento, ecco, del pensiero, abbiano un legame con la sessualità, che oggi si esplora un po' poco con i pazienti, se non ne parlano spontaneamente loro, ma questo tipo non ne parla, ecco, con questo tipo, diciamo, va esplorata. Diciamo che il relativo disinteresse, almeno teorico, per la sublimazione, premessa un po' all'inizio, è concomitante alla diminuzione di interesse per la teoria freudiana in senso stretto o per la sua minore conoscenza, perché siamo un po' più superficiali probabilmente. E anche oggi diagnosticare un'isteria è un po' più difficile, no? Come dice Bolla, le isterie vanno per pronti soccorsi e nessuno le riconosce.
Io non penso che sia diminuito l'interesse, penso proprio che ci sia un po' una relativa ignoranza a questi temi così, questi concetti così complessi che richiedono un grande lavoro, un grande studio e dell'intera costruzione freudiana, non di questo pezzetto. Ecco, questa è un po' la mia impressione. Quindi tre tipi, teorici naturalmente, ma che si riscontrano nella clinica e nella vita a seconda di quanto ha inciso la rimozione iniziale, la rimozione originaria, diciamo così, sulla sessualità infantile. Totale blocco, persona inibita, inibita intellettualmente e inibita nell'esplorazione sessuale, anche autoerotica. E qui ho in mente un paziente attuale, poi magari nella discussione si può parlare di questo. Parziale blocco con erotizzazione del pensiero, Freud individua qua il tipo ossessivo di questo tipo e diciamo assenza di, lo dico sorridendo perché mi pare impossibile un tipo assente da rimozione, ma il genio, l'artista puro, gli scienziati puri probabilmente sono individui la cui pulsionalità, la cui libido è stata libera di essere disponibile dall'inizio, sottolineo questo passaggio, per sublimazione. Tutto qua, non ci sono più punti così strettamente metapsicologici in cui Freud teorizza questo concetto, anche se lo ritroveremo poi in tutta la sua opera, declinato nella società e nella vita. Ecco, il saggio è importante anche per, diciamo, non tanto secondo me per l'analisi del quadro, dei dipinti, questa forse è un pochino superata, anche se, come dice Green, è un saggio bellissimo da leggere, tutta la passione di Freud e anche di Green per l'arte, quindi è un saggio di bellissima lettura, come un romanzo, no? Come i saggi, casi di Freud sono un po' romanzi, ma è importante anche perché contiene un'ipotesi di genesi dell'omosessualità maschile, di un tipo di omosessualità maschile, quella tipo Leonardo, ma di molti altri uomini, ai tempi di Leonardo più tollerata, che è quella dell'uomo verso il giovinetto. Il soggetto, Leonardo, si sarebbe identificato con la madre, inconsciamente, con la quale aveva un rapporto strettissimo, una madre sola, una madre single, diciamo, che ha teneramente amato e sedotto il suo bambino e amerebbe nel giovinetto, ama nel giovane il se stesso che la madre ha amato. Quindi il saggio contiene anche questa importante ipotesi di un tipo frequente di omosessualità, non probabilmente tutte. E anche che si colloca poi nelle riflessioni sul complesso edipico, naturalmente. E anche, se vogliamo, uno studio sul ricordo. Che cos'è il ricordo? Questa è tutta un'altra partita della quale forse mi occuperò se riesco nel prossimo libro. Cioè, che cos'è la memoria? Il ricordo è vero, è falso? Dobbiamo credere ai pazienti? Il ricordo è di copertura, sempre. No? Green arriva a dire che l'anamnesi in psicoanalisi è inutile perché il ricordo è tutto in copertura, è un precipitato di emozioni, fantasmi, ricordi veri, ricordi a cui è difficile attribuire una verità. Quindi il saggio è interessante anche per quest'altro aspetto, ecco, proprio l'altro giorno una ragazza nei primi colloqui mi dice: volevo parlare con una donna, andava da un terapeuta uomo perché penso che mio padre mi abbia toccata. E cede molto aiuto Freud nel affrontare queste situazioni, come dire, non fare. Secondo me, ecco, gli investigatori o cercare la cronaca, ma dare al ricordo il valore per il soggetto che può avere. Quindi c'è anche tutta una parte che poi Freud riprenderà in un altro filone. Quindi direi, a mio modo di vedere, un saggio con tre grandi elementi: la sublimazione, teorizzata molto succintamente e molto brevemente, una genesi sull'omosessualità
maschile, più spesso maschile, questo tipo qua, sì. E anche una riflessione sul ricordo. Mi pare che nel 99, che Freud scrive Ricordi di copertura, dove appunto si accorge, no, che le famose isteriche, non credo più ai miei neurotici, cioè che non era niente vero, niente storicamente vero di quello che, no, questa frase famosa del 94, ma mi pare che il saggio sui ricordi di copertura sia del 99. E vede che si accorge che quella che conta è la realtà psichica, sostanzialmente. Ecco, quindi qua siamo nel 1910, però questo sorta di ottimismo teorico, perché allora è tutto chiaro, sembra tutto chiaro, è molto temperato invece da un certo pessimismo clinico invece. Questo scarto c'è spesso nei lavori di Freud, no? Una parte teorica in cui deve fondare la teoria. E le cose devono rientrare, in qualche modo rientrano, e poi le osservazioni cliniche, che sono un'altra cosa invece, no? E è di questi anni, infatti, un bellissimo carteggio che non è moltissimo conosciuto, ma che ho citato molto nel libro col pastore Pfister, è di un anno prima. Sono molto belli i carteggi di Freud, perché tanto si rivela l'uomo, le sue titubanze, passioni, incertezze. E poi appunto perché danno un'idea del formarsi del pensiero, di come nascono le idee e anche dei dubbi che lo animano. E a questo pastore Pfister il carteggio è del 1909, quindi siamo negli anni del Leonardo, un anno prima. Freud scrive che praticamente scrive al pastore Pfister, no, beati voi. Voi avete una popolazione giovane, in genere relativamente sana, che compie la sublimazione perfetta, cioè la sublimazione verso Dio. Mentre noi analisti, noi terapeuti, per noi è molto più difficile. Il carteggio è lungo, e vi leggo qualche stralcio perché è molto interessante, è interessante nella clinica. Il successo duraturo, scrive a Pfister, di ogni psicoanalisi dipende senza dubbio dalla concomitanza di due condizioni, la scarica di soddisfacimento e il dominio e la sublimazione della pulsione ribelle. Ancora un passaggio. Nel caso suo, sono persone giovani, con conflitti recenti, ben disposte verso la sua persona, pronte alla sublimazione, alla sua forma più comoda, che è quella religiosa. Lei è nella situazione felice di condurre questa traslazione, questo transfer, fino a Dio. Per noi analisti, questa possibilità di liquidazione non esiste. Il nostro pubblico, quale che sia la sua origine razziale, è irreligioso, come lo siamo anche noi, per lo più in maniera assolutamente radicale. E poiché le altre vie alla sublimazione sono troppo difficili per la quasi totalità dei pazienti, la nostra cura sfocia quasi sempre nella ricerca della soddisfazione. È molto chiaro, no? Quindi ha descritto tre tipi, di cui perlomeno due sublimerebbero, ma poi dice, in realtà, i nostri pazienti, le persone, trovano troppo difficile questo processo, perché è vero che trasforma, ma anche rinuncia, cioè è un processo luttuoso. Freud non fa i contatti col lutto e col trauma, che sono appunto rivisitazioni invece di adesso, ma è implicito che sia un processo luttuoso, cioè io rinuncio alla soddisfazione diretta con un oggetto d'amore, quale che sia, di una pulsione parziale o anche di una persona, di un vero oggetto d'amore. E lo sostituisco con la sua rappresentazione, con qualcosa che lo sostituisce di simbolico, di incorporeo. E questo è un processo faticoso per la maggior parte delle persone, no? Quante volte i pazienti dicono di fronte perlomeno a un setting classico, non ce la faccio, no, non sono pronto, una frase famosa, non sono pronto, perché la situazione analizzante, come dico nella Cagnani, la situazione dell'analisi o della terapia psicoanalitica in generale che abbia questo orientamento è già una situazione sublimatoria, cioè si chiede alla persona, a volte, diciamo se c'è il
lettino, anche di escludere il contatto sensoriale, ma anche se non c'è quello, comunque di astenersi da soddisfazioni dirette con il terapeuta, di portarselo dentro nelle separazioni, nelle vacanze, e molti pazienti infatti non riescono o non riescono per lunghi periodi. Ecco, quindi Freud è molto realista. Da un lato teorizza, come fa spesso, e fa tornare i conti, e dall'altro dice: signori miei, la maggior parte dei nostri pazienti non ce la fanno. Dirà poi anche nel 14, nei consigli al medico sul trattamento psicoanalitico, di stare attenti con la sublimazione, cioè di non esagerare per il nostro desiderio. A noi piacciono i pazienti che sublimano, che sanno stare da soli, che non ci assillano con telefonate, che non si appiccicano così vischiosamente agli oggetti, che parlano di cose culturali. Dobbiamo riconoscere che è un tipo di persona che con cui si lavora bene, ecco. Ma anche lì, in questi consigli al medico, che sono molto belli, molto attuali, insomma, io dico sempre agli studenti che devono leggere, seguendoli non si sbaglia mai, insomma, di non esagerare per questa nostra soddisfazione, oggi diremmo narcisistica, perché dice Freud in questo lavoro, in questo saggio, se avessero saputo sublimare non si sarebbero ammalati, e una spinta eccessiva in questa direzione potrebbe farli ammalare. Quindi, ecco, questo sono molti, molti passaggi di questo tipo che invitano alla prudenza, no? Il Freud clinico, che è sempre molto umano, molto prudente, che ha molto rispetto di quanto il paziente può soffrire, no? Di quanto una persona può soffrire, sa tollerare l'assenza, la sofferenza. Poi, diciamo, più avanti, la sublimazione è nominata. Diciamo, nei saggi della maturità, Freud fuori dalla stanza d'analisi, in particolare nel disagio della civiltà del 30, dove dice che la civiltà in cui viviamo, la nostra civiltà, è frutto sostanzialmente di sublimazione, cioè di avere rimosso a livello individuale o represso a livello collettivo la pulsionalità, sia quella erotica sia quella aggressiva. Quindi ci chiede perché disagio, discontent, perché ci chiede un sacrificio grosso di godimento, di piacere diretto. No, saremmo un po' tutti incestuosi, assassini, ecco, se il primo che non ci piace o ci fossero queste remole poi del superio, ma qui non siamo ancora alla seconda topica, quindi siamo sì, nel disagio sì, ma nella teorizzazione della sublimazione ancora no, siamo ancora nella prima topica, prima del 20. Quindi la civiltà stessa che provoca scontento nell'essere umano, che provoca rancore, dice Freud, un rancore, l'uomo è rancoroso verso la civiltà, deve fare ogni tanto le guerre per metterla in discussione, e nel carteggio ad Einstein, ancora dopo, nel 32, quando Einstein gli chiede: ma cosa sarà dell'umanità? No? Riuscirà l'umanità a governare la pulsione ribelle, Eros e Thanatos, oppure no? E Freud risponde: non lo so, può darsi di no, che la società imploda perché non riesce a gli uomini che la compongono, non la civiltà, la cultura imploda perché non riesce a fare questa operazione, questo cultural made, questo lavoro della cultura, cioè questa operazione di civiltà, come fa il piccolo Ernst, no? Viene osservato nel 20, che quando la mamma, ve lo ricordate, il gioco del blocchetto, la mamma va via, se ne va, e il bambino inventa un gioco, che poi ha anche altri significati. Ma Freud osserva, delle belle frasi freudiane, queste frasi lapidarie: il piccolo Ernst ha compiuto un lavoro di civiltà, cioè ha tollerato l'assenza della mamma creando un gioco che è poi il prototipo dell'arte, no? Della produzione artistica e intellettuale. In genere il bambino che sa giocare, se non insorgono poi dei traumatismi puberali, adolescenziali, sa anche poi pensare, sublimare, è abbastanza creativo. Giocare anche col suo corpo, giocare con gli oggetti e giocare anche col suo corpo. Quindi
È una carrellata veloce, ma perché volevo arrivare ad altri punti, che dà un po' l'idea del percorso freudiano, che sostanzialmente non è che poi nessuno metta così in discussione. Ecco, che cosa accade con i post-freudiani? Poi vengo ad altre criticità di questo concetto. Dunque, con la Klein, quindi con la sua scuola, chiamata appunto delle relazioni oggettuali, avviene un cambio di paradigma sostanzialmente, perché pur mantenendo la Klein una fortissima tensione all'intrapsichico, come Freud, se non di più per certi versi, però la sua attenzione è rivolta all'oggetto e quindi la sublimazione scivola nel concetto, io concordo con Conrotto, un collega napoletano, scivola nel concetto un po' più facile di riparazione. E clinicamente si confondono anche un po' questi due termini, no? La riparazione alle soglie della posizione depressiva, il soggetto ripara, gli attacchi aggressivi che avrebbe fatto verso l'oggetto. Questo corrisponde generalmente a un io più integro, a una capacità di amare, di pensare, di essere creativi, però è una cosa diversa sul piano teorico, perché la sublimazione riguarda la pulsione e la meta, in qualche modo anche l'oggetto, ma la riparazione riguarda l'oggetto invece. Quindi siamo in un altro paradigma, benché i termini poi si clinicamente si possano sovrapporre. Su quest'onda vanno tutti i kleiniani, la Betty Joseph, la Segal, con l'equazione simbolica, con il simbolo. Un'altra sovrapposizione che si può fare, è con la simbolizzazione. È diversa, è un'altra cosa, la simbolizzazione, cioè l'oggetto diventa il suo simbolo. No, forse non è un'altra cosa in termini empirici e osservativi. Quindi i termini si vengono poi a sovrapporre. Freud non amava tanto il simbolo, forse per sostenere la rottura con Jung, non so, che è sempre di questi anni, 1909, 10, quegli anni lì. Ecco, nel 1909 ci sono anche le conferenze in America, molto belle, e anche lì, in termini sempre semplici, divulgativi, Freud ritorna sulla sublimazione. Sono gli anni in cui fu invitato in America e viene conosciuto, insomma, nel mondo. Quindi simbolizzazione la troviamo un po' meno nel testo freudiano, ma possiamo accordare che sì, sostanzialmente i concetti si sovrappongano. Un autore a sé, come ha detto Dante Comelli, è Lowald, che tiene una posizione un po' così un po' ambigua, parla di, è interessante perché ha scritto un libro on sublimation sulla sublimazione, parla di un ritorno a un'unità originaria, un concetto un po' così, un pochino confuso. La sublimazione realizzerebbe questo ritorno a un'unità originaria, ecco, a un uno, ma lasciando sempre uno scarto, come un dispiacere. C'è una bella frase di Lowald che sicuramente, se arrivate da lui, avete letto, che scusate. Vabbè, non la trovo. Che sostanzialmente, ecco questa, nelle attività sublimatorie, questo Lowald, a pagina 43, nella sublimazione a volte si sperimenta un senso di perdita o assenza di quell'intensità vitale e pienezza del vivere che sentiamo quando gli istinti urgono, la meta sessuale e l'oggetto gratificante sono all'unisono. Ecco quello che intendo, unisono. Non si può neanche negare che molta di quella che vantiamo come attività sublimatoria, le nostre esaltazioni dei valori culturali, hanno elementi di autoinganno e ipocrisia. La freschezza e l'immediatezza del piacere corporeo diventa come la proverbiale uva acida. Questo è quanto fece Freud, così cauto nell'elevare l'alta morale e le aspirazioni culturali. Quando tutto è detto e fatto, sembrò dire:
Questo è tutto quello che possiamo ottenere. Una cosa simile dice anche Green. Ecco, anche Green parla molto di sublimazione. Qua e là, anche lui non dedica un saggio, ne parla molto nella Foglia privata, nel narcisismo, in questa introduzione, in questo testo, che mi ha fatto notare Antonello Armando. Io non l'avevo tanto preso in considerazione, sull'arte, su Da Vinci. E anche lui è aderente, naturalmente sappiamo, ecco, che Green è un grande lettore di Freud, come tutti i francesi, ma poi arriva a dire questa bella affermazione che la sublimazione è proprio così, non protegge da niente, non garantisce niente, ci fa solo gioire in modo diverso garantisce dalle perdite perché saremo noi nella sublimazione che eventualmente lasciamo, cioè ci diamo noi, ci rende meno vulnerabili alle vicissitudini, diciamo, del rapporto con le persone e con le cose. Questo lo dice anche Freud nel Disagio, no? Dice con questa capacità di trasformare, di sublimare, la vita ci reca meno danno sostanzialmente. E con questo si può concordare. I contemporanei, Bobbio, anche colleghi italiani come Civitarese, in un numero monografico uscito recentemente sulla sublimazione, di cui abbiamo collaborato un po' tutti dai nostri punti di vista, parlano di sublime, è un concetto estetico che quando Freud guarda queste opere, quando Grimm guarda queste opere, si viene come presi a volte da uno spaesamento, da un piacere che è difficile mettere a parole, a volte anche da una derealizzazione. E questo sublime rende l'idea, certamente, rende l'idea di questa esperienza che proviamo, e peccato chi non sa provarla, gli inibiti, diciamo, il tipo degli inibiti, perché è veramente una bella esperienza umana. Tuttavia è un concetto estetico, non psicoanalitico. In questo suo lavoro, che comunque vi invito a leggere questo numero tutto sulla sublimazione, Civitarese poi dice comunque, dice, non si rinuncia nella sublimazione alla sessualità diretta, perché anche l'amore per il corpo erotico dell'altro, il corpo erotico è pur sempre un corpo, il corpo umano segnato dal linguaggio. E quindi le due prende un po' capre cavoli, cioè non ci sarebbe contraddizione tra amare l'oggetto davvero carnalmente e sublimare, perché comunque il corpo dell'essere umano è un corpo di linguaggio, è un corpo istintuale, che ha fame e mangia, che ha sonno e dorme. Il corpo dell'essere umano è un corpo che può avere fame ma anoressizzarsi, può avere sonno ma avere l'insonnia, quindi non è un corpo che risponde all'istinto, ecco, per niente, è un corpo funzionale. E quindi ecco, diciamo che trovo interessante questo tentativo di mettere insieme. Perché quali sono, ho tempo fino alle 4? Quali sono punti di domanda che questo concetto, la sublimazione, può far sorgere e che sono tutti frutto di questi autori di aria francese? Ecco, intanto appartiene a tutti? Cioè, qualcuno si è chiesto, Laurent, è una possibilità, si può parlare di sublimazione generalizzata? Punto di domanda, ecco. Oppure riguarda l'artista, cioè riguarda l'uomo di genio, pochi eletti. Un'altra domanda, che qualcuno si è posto, sembrano proprio dei peli nell'uovo, questo, però sono interessanti. Il processo è solo in una direzione, cioè io sublimo e poi può tornare indietro, il sublimato può tornare alla pulsione di partenza. Questa è un'altra cosa che alcuni sono chiesti. Il processo come va? Va in una direzione o può tornare? Secondo me no, ma comunque è un processo di questo tipo, semmai può arrestarsi perché il cammino è difficoltoso. E ecco un'altra invece problematicità interessante, secondo me, che ho citato anche
in questo libro, ma di più nel successivo, nella pulsione di morte, è una certa contiguità teorica e clinica con la pulsione di morte. Ora, do un pochino per scontato che si sappia cosa intende Freud per pulsione di morte. Comunque, è importante tenere a mente che non intende l'aggressività, non intende l'attacco all'altro, come appunto fa un po' la Klein con un altro cambio di paradigma. La pulsione di morte è per Freud una pulsione interna al soggetto, è la morte del soggetto, diciamo così, è tutto dentro di noi. Ora, nella sublimazione, qui è importante seguire questo filo, avviene una deerotizzazione, abbiamo visto, no? Cioè, io sposto la carica libidica dall'oggetto su cui l'ho investita, la sposto, me la riprendo, ho un ritorno narcisistico, per cui c'è un benessere nell'atto sublimatorio e la risposto, faccio questa traiettoria in qualche modo, la risposto su una meta sublimata, incorporea, quello che è. Allora, in questo processo di deerotizzazione fanno notare diversi autori francesi, anche Green e molti altri, ecco. Henry, ma molti altri, alcuni anche viventi, contemporanei, in questo processo si cela, si può nascondere un po' un pericolo, perché tutte le volte che è in atto una deerotizzazione ci può essere intanto slegamento di pulsionalità mortifera, ci può essere quindi cadute malinconiche, depressive, appunto. Slegamento che sono così frequenti nelle persone dotate, no? Nell'artista la caduta depressiva è molto frequente, il gioco è molto sottile. Possiamo dare tante altre letture, sto proponendo questa, tante altre ugualmente valide, ecco, perché siamo un po' in quest'area. Quindi, quando avviene questo processo, durante la formazione del superio, ad esempio, alla fine, al tramonto del complesso edipico, si deerotizza la figura parentale, prima così investita, e in questa deerotizzazione il superio può essere particolarmente violento, particolarmente cattivo verso il soggetto, e non perché lo sono i genitori, le due cose non vanno quasi mai insieme, anzi. Quindi, ecco, lo stesso Green fa notare appunto questo rischio, appunto che eccessi di sublimazione, molto rari per la verità, ma eccessi di sublimazione possano costeggiare la pulsione di morte, perché in questo processo si atta uno slegamento, si slega uno slegamento, un disimpasto, essere corretto, uno slegamento, un slegamento è un termine molto di Green, disimpasto è un termine più freudiano, che come in certe anoressie, forse gravi anoressie, forse gravi anoressie, dove il corpo pulsionale è completamente ignorato. Qui, secondo me, non siamo più neanche nell'ambito della sublimazione, ma attacco proprio generalizzato, ecco, alla vita in questi casi così gravi. Però invece clinicamente si può osservare pazienti giovani, ad esempio, studenti che massicciamente sublimano, la loro vita è tutto, io ne ho presenti due e ho il sogno di una paziente, magari poi nella discussione, che pone un po' questa problematica, che la loro vita, la loro esistenza è tutta, tutta sublimatoria. Questa ragazza dice: mangio libri, divoro libri. E qui, ecco, il confine, non, hanno in genere poche relazioni, e quelle poche piuttosto distanti, non c'è vita sentimentale, erotica di nessun tipo. Ecco, qui ci dobbiamo chiedere appunto se ci possa essere un eccesso che difende dal rapporto con il corpo, con la pulsione. In fondo Anna Freud la considerava una difesa tipica dell'adolescente, la mette nel testo del 38 sul crimine di difesa, è molto riduttivo, però una difesa rispetto a quella montata pulsionale che l'adolescente, il ragazzo della pubertà ha.
E allora alcuni si rifugiano in questa vita tutta di pensiero. E questo è un punto da tenere presente. Ecco, l'Argentieri, una collega che conoscete, ecco, parlando di questo libro, di questo argomento, io e lei. Lei lo ritiene anche nella nostra professione, ad esempio, molto solitaria, per chi è solo come me, ecco, tutto il giorno nella stanza d'analisi con il paziente, ci possa essere un po' un rischio di feticizzare, diciamo così, ecco, il paziente, per una nostra, eccessiva, ecco, vita sublimatoria. È un punto che lei pone, che quindi metto così per completezza. Beh, poi tra i post-freudiani, ovviamente, o Winnicott, l'area di gioco, lo spazio potenziale, tutte evoluzioni diverse di un concetto molto simile, l'area culturale, comunque il bisogno che l'uomo ha dell'area culturale e dell'area di gioco. Vi leggerei, a proposito appunto di questo rischio, questo sogno. Non mi piace molto guardare le cose cliniche perché è sempre difficilissimo decontestualizzarle, ma vi rendete conto. E anche i sogni sono sempre sopradeterminati, quindi ovviamente si potevano seguire altre piste ma in quel contesto l'avevo appunto ricordato, marcato questa ragazza che vi dicevo, Nadia, 24 anni, studentessa di medicina bravissima, una ragazza coltissima, che un po' questo sogno del secondo anno di analisi. Le cose oggi vanno già un po' diversamente. Però un po' questo problema lo pone, ecco, veniva in seduta con i libri, i primi tempi, come un concetto sé, no? Parte, no? Del sé, dava una sicurezza, apriva e leggeva. Io non ero infastidita, quindi il mio contrasto era comunque buono. Ecco, sì, faccio una parentesi. Clinicamente, una distinzione appunto che va posta è come si riconosce una vera sublimazione. Questo anche i francesi si oppongono molto, no? Come si fa? Cosa la distingue dal paziente che intellettualizza? La ragazza che arriva con i libri, che cita Rilke, i poeti, ma che al tempo stesso, come dire, è affettiva, non è glaciale, non è fredda, è affettiva. Come si distingue quindi l'intellettualizzazione dalla sublimazione? Non è che c'è un criterio, naturalmente. Secondo me, come dice appunto il padre Donné, ma nella mia esperienza, nella mia sensibilità, col tatto, con l'esperienza, come dire, c'è un contrattraso, un po' di noia col paziente che intellettualizza, che impacchetta tutto, spesso ossessivo. Mentre con l'adolescente che sublima, che lotta per non parlare di altre cose, e cita Rilke, ecco, come questa ragazza che ha avuto sì, in pubertà un periodo di obesità che l'ha fatta molto soffrire, e dove dunque lei ha il terrore di ricadere, nel lasciarsi andare, nell'oralità, essendo colta, proprio la chiama così. Quindi questa è una distinzione che si pone e che si affida un po', secondo me, al polso così di ciascun clinico. Dunque, questo sogno, vado a Palermo, poi vi dico le associazioni, nel Viale Botanico, incontro quel mio compagno di liceo, un personaggio che torna. Forse mi dice, ci vedremo a una laurea. La paziente associa spontaneamente, poi ho un altro sogno, volendo anche con un'altra storia. Ci sono pazienti dell'area nevrotica comunque, che quindi associano, con cui l'analisi va avanti, ecco, abbastanza classicamente. La paziente associa, a Palermo c'è la casa della sorella, le sorelle, dove è andata al posto
di vedere quel tipo in libreria. Allora, questo è prima dell'analisi, l'anno prima. La paziente non ha mai avuto una situazione sentimentale minima. In libreria racconta, aveva incontrato giovane, un ragazzo, e guardando i libri entrambi, è un po' ottocentesco, comunque si erano guardati, uno scambio di sguardi, così si dava per implicito un appuntamento il giorno dopo, di nuovo in libreria, tra i due. E lei, al posto di andare in libreria, va dalla sorella a Palermo, nel giardino, nell'orto botanico. E incontra questo compagno di liceo che è comparso anche in altri sogni, quindi è un personaggio significativo, un significante importante. Questo compagno di liceo ha fatto filosofia e le dice: ci vedremo a una laurea. Quindi io le dico: e così ha sostituito l'amore con la filosofia. È un sogno, dice la paziente, sulla sublimazione. La paziente accoglie l'interpretazione, un pochino tenta di, questo è quello che ricordo, di intellettualizzare, e alla fine dice: penso che le parole, anche se tolgono, danno. È più quello che danno che quello che tolgono. Io ho dovuto aiutarmi con le parole. E io le dico: vero, infatti con le parole c'è la promessa di un premio, la laurea. Questo è un esempio non frequente e anche non facile da ricordarsi, secondo la mia opinione, ecco, di un sogno in cui compare un movimento sublimatorio, si potrebbe dire anche difensivo, va dalla sorella, a cui non tiene per niente, non c'è un legame significativo, nell'orto botanico, Freud direbbe la sessualità femminile, insomma, la attraversa, anziché andare a quell'appuntamento e vede il compagno associato con il fare filosofia, sostituito il filosofare con l'amore. Qui eravamo al secondo anno di questa analisi, che ora è al terzo e che procede insomma, bene. Ecco. Un altro sogno, questo è di Roberta, una donna, un avvocato che si occupa di cose vicine al nostro campo, la famiglia, bambini, affidi, però molto sensibile. Sono un'analisi conclusa che non avevo messo nel libro, perché ne avevo messo un'altra, conclusa da 10 anni, credo, sì. La paziente aveva all'epoca tra i 40 e i 45, una donna molto molto brillante, molto intelligente, sposata, che aveva avuto tormentate relazioni extraconiugali durante il matrimonio, in cui aveva sofferto molto, sofferto di tradire il marito, sofferto in generale, sofferto molto di questa cosa. Una persona molto affettiva, molto, davvero un ottimo avvocato e anche un'ottima persona. Questo è un sogno abbastanza vicino alla fine dell'analisi. Mi sveglio agitata. Vedo Sam che muore di infarto e ne informo B. B è un conoscente, un intellettuale della mia città all'epoca, che teneramente quasi mi corteggia. Ed è il protagonista del sogno. Non c'è dialogo. La paziente associa, io non dico niente, faccio da sola, l'analisi è matura. La paziente associa S, questo Sam moriva di infarto, c'è una condensazione perché il primo di questi suoi amanti, molto più anziano di lei, era morto qualche tempo prima, dopo che la relazione era già finita di infarto. E associa la morte anche di questo più recente amante col quale si stava sfilacciando, lei non voleva più avere queste situazioni. Quindi c'è questa condensazione dei due. E ne informa B, ne informavo B. B, questo B, chiamiamolo Berio, un nome genovese, un uomo molto colto, un bibliofilo che era all'epoca assessore alla cultura, un suo conoscente. Che diciamo un po' così nell'immaginario della paziente, forse anche un po' il mio, proprio un bibliofilo di quelli che studiano e basta, ecco, ma un pochino freddo. La paziente dice spontaneamente: sono morti i miei oggetti di desiderio erotico, perché sto con la cultura? Bene.
Questa, io non ho detto niente, era evidente che da sola questa persona si è poi avviata a concludere queste relazioni e a proseguire la sua vita direi piuttosto bene. So che ha scritto qualcosa inerente il processo, il diritto di famiglia, insomma, il suo lavoro, ogni tanto mi ha mandato qualche informazione, ecco, sui suoi scritti. Questo lo giudico un sogno su una buona sublimazione, che non sacrifica violentemente degli oggetti d'amore, ma che decide che non era più il tempo, che non era più, c'è anche l'età, che conta molto, molto, l'età conta molto. Con questo incontro con questo B, l'assessore alla cultura, un tipo particolarmente bibliofilo, si potrebbe dire come nel precedente, come nella ragazza, è una sostituzione. Sì, un conto è a 20 anni e un conto è verso i 50, è in un modo che la persona, bisogna dire tutta l'analisi, ma che coscientemente ecco, decide, in qualche modo decide. E qui non avevo detto niente, ecco, mi era sembrata una che facesse un po' tutto da sé. Quindi, eccoci la contemporaneità, l'accenno soltanto, poi la possiamo riprendere, appunto, che è una cosa che a me interessa, ma mi interessa preservando il passato, la nostra storia psicoanalitica, non cancellando tutto, assolutamente, daremmo ragione ai nostri fattori, ecco, sempre dietro l'angolo. Ho messo un ultimo capitolo che metto sempre sulla contemporaneità, anche se appunto trovo che non siamo bravi ad osservare il nostro tempo, perché ci siamo dentro, non sappiamo se è frutto anche di una ripetizione. Perché mi ero chiesta se è un'epoca che sublima meno i nostri pazienti, i giovani sono così attaccati all'oggetto di godimento, di piacere, non saprei, è possibile, è possibile, forse, l'eccesso di occasioni di illudersi di un godimento diretto dietro l'angolo, dell'immagine, forse non facilita questo sacrificio che se era difficile nel 1909 e 10, certamente lo è ancora di più adesso. Ecco. E quindi può darsi che ci sia un'erosione un po' della capacità sublimatoria, tranne delle nicchie. Come siamo anche noi, un po' scisse dalla società nella sua collettività, nel suo insieme, che invece portano avanti ecco, questo lavoro. E c'è anche un passo di Assun, un altro francese contemporanea, che guarda con un certo, appunto, il venir meno dei garanti sociali, psichici, che guarda con una preoccupazione a questo, perché si libererebbe in questo fenomeno aggressività che poi va contro il soggetto e in qualche modo insomma, attaccare l'altro è un po' sempre una conseguenza dell'attaccare se stessi. Io mi fermerei, manca 5 alle 4, concludo con un'osservazione di Pontalì, cioè che siamo destinati alla metafora, non è che ci sono molte altre possibilità. L'essere umano è destinato a trasformare dalla nascita in poi, è tutto un lutto, è tutta una perdita e quindi la sublimazione è consustanziale alla teoria psicanalitica, ne è proprio l'essenza in certi versi, che poi si voglia aderire o meno a questa lettura freudiana. Concludo con la definizione moderna di Le Guin, che è l'autore di un dizionario freudiano molto bello, che la chiama un processo complesso che si ritiene offra alle pulsioni parziali un esito diverso rispetto alla rimozione. Ciò è dovuto alla plasticità della pulsione senza una perdita essenziale. Va bene, mi fermo qua.